gol. Ciao ragazzi. Ciao Matteo. Siete favorevoli alla ripresa? Siamo orfani di calcio da un po', è la nostra linfa. Ovviamente siamo a favore della ripresa in sicurezza. Per adesso ich spreche Deutsch. Stiamo imparando il tedesco. Ma la Germania ha fatto bene a ricominciare, secondo voi? Potevano, sì. Ah, sì. Comunque te lo diciamo tra un paio di settimane. Sono già 10 anni che l'Inter ha vinto il triplete. Sono grandi ricordi, scusatevi, Ah, Presidente, intervengo buongiorno. Purtroppo è andata come è andata, insomma è arrivato il Toir che non ha vinto niente, sono arrivati i cinesi, adesso se il cinese volesse ridarmi l'Inter magari rifacciamo il triplete. Chissà Conte, sarebbe capace di un'impresa del genere? Se mi fanno giocare, sì, dai, calciatori in questa quarantena non si sono mai fermati, hanno lavorato. Non aveva ancora l'autorizzazione. Beh, ma me ne fotto, scusate. Sarri con la sua Juve ci proverà magari a vincere la Champions. Ci proverò assolutamente. Se non dovessi vincere, devo smettere di fumare. Ah, Ma Ronaldo va al Paris Saint-Germain? A me non mi frega nulla, basta mi danno le sigarette, poi Ronaldo. Se la Juve vincesse la Champions, si avrebbe un capitolo in più per l'autobiografia di Chiellini. Evitiamo capitoli in più che dopo qualcuno si offende, come è successo con Mario e Felipe Melo. Posso dirlo? Io non Sì. pensavo di fare tutto sto casino perché non pensavo che sapessero leggere. Invece, dopo 20 minuti, mi hanno già chiamato. Ma in casa Milan che succede? Ibra che fa? Dopo un giorno guardo giù, dico: posso andare a Svezia? Posso andare a Milan? Ma come fai con la ripresa se non si può più sputare? Non riprendo. Ma Pioli, futuro incerto anche il suo. No, non so adesso cosa fare, se fare la valigia oggi, farla domani, dipende cosa mi dicono. Maldini che fa? Se ne va? Una bandiera valigia è sempre brutto. Se tu non hai tempo di lavorare, diventa difficile dimostrare, no? Maldini non lo vedresti mai in un'altra squadra italiana, no? Totti, o lo vedi a Roma, o lo vedi a Roma. Però un Totti alla Lazio? Il Papu come Assolutamente. sta? È proprio bene, Sta sta bene, l'ha arenato sui sentito. social, hai visto? Faceva Sì. giardiniere. Il papu sui social è qualcosa di clamoroso, cioè. Tonali, Zaniolo, Castrovilli, chi prendereste perché? Tutti e tre non si può. Io prendo Zaniolo per adesso. Anche Tonali mi piace Sì, molto. Tutti e tantissimo. tre, cioè, sinceramente, tutti e tre. Se devo metterti in ordine, faccio Zaniolo, Tonali, Castrovilli. Castrovilli, sarà che le prende che ho visto della Fiorentina era informissima. Io prenderei lui. Conte chi prenderebbe? Ma io prenderei Messi, se proprio devo dirlo. È ora che tiriamo fuori il grano e lo prendiamo, così torniamo a vincere. Ecco, Ciao questo è ragazzi, quello che penso. grazie mille. Grazie Matteo, Ciao. un Un abbraccio. abbraccione.